Bene, siamo qui oggi per celebrare il bicentenario della nascita del nostro comune, il comune di Bianchi, che nacque nel 1820, quindi quest'anno nel 2020 ricorre giusto la data del suo bicentenario. A dire la verità, la data di istituzione del nostro comune ad opera del re delle due Sicilie, Ferdinando IV, era il 25 gennaio, poi per motivi organizzativi siamo arrivati oggi a celebrare la nascita del nostro comune. Una nascita che risale anche molto prima, perché i primi insediamenti nel nostro comune sono partiti dal 1860, quando i contadini di Scigliano venivano qui nelle nostre terre a lavorare la terra, abitando in dei pagliai, e quindi andavano e venivano. Nel momento in cui i nobili del luogo, gli Accattatisi, Folino, i Muraca e le altre famiglie nobiliari concessero loro di potersi costruire delle case, e allora nasce il primo insediamento stabile nel nostro comune. È un motivo di orgoglio questa nostra celebrazione, perché una popolazione di migranti si stabilisce in questi nostri territori e causa la nascita di un comune, il comune di Bianchi, che negli anni fu prima aggregato alla città regia di Scigliano, poi al comune di Colosimi, e appunto nel 1820 ottiene l'autonomia amministrativa. Oggi vogliamo celebrare proprio questa nascita e vogliamo ringraziare un po' tutti gli artefici di questa nascita di questo nostro comune, e tutti gli antichi sindaci. Il primo sindaco fu un Muraca, famiglia nobiliare della frazione Murachi, e tutti gli artefici della nostra storia. Noi tra i nostri concittadini annoveriamo personaggi illustri: Clemente Muraca, cancelliere comunale, Luigi Accattatis, famoso scrittore e studioso, autore del vocabolario del dialetto calabrese. Annoveriamo Garibaldini come il nostro prete Don Ferdinando Bianchi. Annoveriamo anche Pietro Bianchi, che molti etichettano come bandito, come brigante, eppure non ci dobbiamo ricordare che Garibaldi combatté a Teano.